Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. È allarme per i contagi tra i giovani. Solo nella giornata di oggi in Friuli Venezia Giulia tra i nuovi positivi l'80% è under 40. Vanno a rilento anche le prenotazioni per questa fascia d'età. Nelle ultime settimane l'immunità di gregge si allontana. A Malta nel frattempo un gruppo di 5 minorenni friulani in vacanza studio sono bloccati per un focolaio. Covid, tutto in questo primo servizio. Sono 28 i casi registrati oggi in regione su oltre 5.000 tamponi. La percentuale dei contagiati rimane molto bassa in Friuli Venezia Giulia e così anche i ricoveri, 5 in totale, è irrilevante rispetto alle tre ondate di pandemia. Ma l'attenzione ora è tutta puntata sui giovani. L'80% dei nuovi positivi appartiene infatti alla popolazione under 40, un dato che preoccupa per due ordini di motivi. Il primo, perché proprio questa fascia d'età è quella che tradizionalmente si sposta di più per le vacanze e la mobilità è causa di contagio. Il secondo, perché i giovani stentano a vaccinarsi. Sono poco più di 150.000 gli under 40 che finora hanno aderito alla campagna vaccinale. Di questi, poco più del 20% tra i 20 e i 40 anni hanno completato il ciclo vaccinale, altrettanti una sola dose, mentre il 50% non si è sottoposto ad alcuna profilassi. In generale, le prenotazioni vanno a rilento, appena 10.000 a settimana. Secondo il vicepresidente della regione Riccardi restano ancora 190.000 le persone da convincere per raggiungere l'80% della popolazione che equivale all'immunità di gregge, ma di questo passo ci vorrebbero ben 19 settimane, ovvero altri 5 mesi e quindi novembre, troppo tardi per l'inizio dell'anno scolastico che corre il rischio di ripiombare nella didattica a distanza. Nel frattempo sono proprio gli studenti le prime vittime di questi nuovi contagi, come 5 minorenni friulani bloccati a Malta per lo scoppio di un focolaio, rinchiusi in albergo senza alcuna possibilità di contatti esterni. 3 di questi sono triestini, 2 di Udine e i genitori hanno lanciato un appello alle autorità per intervenire. E dovremmo proprio avere uno dei genitori di questi minorenni al telefono, ovviamente essendo minorenni cerchiamo di mantenere l'anonimato della persona con cui stiamo parlando. Buonasera. Sì, buonasera. Grazie per essere intervenuto nel nostro telegiornale, anche per lanciare un appello, ma per sapere un po' com'è la situazione dei 5 ragazzi. Allora, io ho sentito mia figlia poco fa, rispetto a ieri la situazione è sensibilmente migliorata, nel senso che sono stati trasferiti in un altro albergo che ha un presidio sanitario interno ed è attrezzato proprio per l'emergenza Covid. Quindi diciamo che da questo punto di vista le cose stanno migliorando. Certo resta la precarietà, i ragazzi sono comunque isolati, finalmente l'organizzazione riesce ad avere un minimo di libertà in più da parte delle autorità sanitarie maltesi, quindi riescono in qualche modo a fare il giro delle stanze, finalmente i ragazzi sono separati tra casi positivi e negativi, cosa che non era avvenuta fino a ieri. Però l'attenzione va mantenuta alta, nel senso che approfitto di questo spazio che mi date per sensibilizzare anche le autorità dei vertici della nostra regione a farsi sentire con il Ministero degli Esteri per quanto nelle loro competenze, perché la situazione ancora non è semplice, trattandosi di minorenni si fa ancora più complessa. Io la ringrazio, le auguro in bocca al lupo per questa vicenda, insomma ci resteremo in contatto. Grazie mille. Grazie a voi. E cresce nel frattempo anche l'allarme per la partita in Italia e Inghilterra. Alcuni comuni hanno deciso di non allestire maxi schermo per paura proprio degli assembramenti, tra questi anche Udine, Trieste e poi c'è anche Lignano, dove saranno intensificati i controlli con l'utilizzo delle videocamere di sorveglianza per evitare eventuali anche danneggiamenti post partita. Abbiamo predisposto specifici servizi da parte della polizia locale. La questura di Udine effettuerà il coordinamento e saranno presenti tutte le forze dell'ordine territoriali al fine di presidiare il territorio. È necessario evitare danneggiamenti sia su aree private sia su aree pubbliche, quindi è necessario evitare danneggiamenti delle aiole, delle alberature e non si possono utilizzare le fontane quali piscine. Utilizzeremo il nostro sistema di videosorveglianza anche per individuare eventuali autori di danneggiamenti. Dovremo comunque evitare gli assembramenti, si dovranno mantenere le distanze e anche all'aperto, in caso di mancanza di distanza, utilizzare le mascherine. Saremo numerosi, saranno presenti tutte le forze dell'ordine, quindi sia i carabinieri, la polizia, la finanza, la capitaneria di porto e la polizia locale.
Totalmente opposta invece è la situazione a Palmanova, che potrà ospitare domani per la partita sul maxischermo e anche per il concerto di Max e Pezzali 2.000 persone, oltre 2.000 persone, perché 20.000 metri quadrati della piazza d'armi della città della Fortezza dà piena garanzia per il distanziamento sociale e le linee guida. L'ok ha avuto poche ore fa al sindaco Francesco Martinez, che lo sentiamo. Con grande soddisfazione abbiamo appreso oggi, con documenti cartacei, che l'azienda sanitaria ha dato il parere favorevole, per avallato, poi pretadato da parte della Regione, poi con due ordinanze della Questura, che è possibile ospitare per i concerti dell'estate previsti fra luglio e agosto in Piazza Grande a Palmanova, che è una piazza di 20.000 metri quadrati, poter superare il limite di 1.000 persone, arrivare fino addirittura a 2.100. Siamo il primo comune in Regione che ottiene questa deroga. Era necessaria ed era opportuna anche per migliorare quella che è la convenienza economica di questi concerti, e poi perché la piazza si presta ad ospitare tantissime persone, e in questa occasione, dico, le ordinanze della Questura, che sono mirate volta per volta a diversi concerti, parla del 2100 per il concerto di Max Pezzali, anticipato dalla partita degli europei a domenica sera, e poi anche per il concerto di Pezzali del lunedì. Dico, per la serata di domenica era opportuno avere anche un'area circoscritta, ed è una fortuna, dico, perché in questa maniera abbiamo le persone che possono accedere in Piazza Grande, devono avere il biglietto, e quindi vengono tracciate, e questo sicuramente è un elemento di sicurezza per gli organizzatori, per le forze dell'ordine, per l'amministrazione comunale. La cronaca: incidente stradale mortale poco prima delle 12 di oggi a Castel di Zoppolo, lungo la ex strada provinciale 6. Per causa al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrati una vettura e una motocicletta. Ad avere la peggio nell'impatto sono stati un uomo e una donna che viaggiavano sulla due ruote. La donna di 42 anni, residente a Pordenone, ha perso la vita, mentre l'uomo di 52 anni, residente a Fiume Veneto, è stato trasportato in volo a Santa Maria Misericordia di Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento. Principio di incendio invece questa notte intorno alle 4 in un'abitazione di Zuglio. Le fiamme, divampate per cause accidentali, sono partite dallo scantinato. Il fumo della combustione è penetrato anche all'interno della casa, dove stavano dormendo 11 persone, tra cui alcuni bambini. Tre persone sono state trasportate precauzionalmente al nosocomio di Tolmezzo per accertamenti. E ora voltiamo pagina, parliamo della visita a Trieste dal Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, il quale ha rilanciato l'importanza dell'Unione Europea e della fratellanza tra i popoli. Andrea Pierini. Il rapporto tra Trieste e il presidente della Slovenia Borut Pahor si rafforza. Il capo di Stato è stato ricevuto questa mattina nel salotto azzurro del Consiglio Comunale, dove il sindaco Roberto Di Piazza gli ha consegnato la più alta onorificenza della città, un onore che ha un solo precedente, visto che è stata consegnata al presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione del cinquantennale del ritorno di Trieste all'Italia. Pahor ha voluto ringraziare il primo cittadino, sottolineando come il rapporto tra la città e la Slovenia sia sempre più solido, sigillato dalla stretta di mano con il presidente Sergio Mattarella dello scorso anno alla foiba di Basovizza. Nell'occasione, e fuori protocollo, l'assessore regionale Fabio Scoccimarro ha chiesto al presidente sloveno di togliere le scritte Tito dal Monte Sabotino e realizzare una grande croce a ricordo di tutti i caduti. Pahor, ricordando come ancora non si sia risolta la vicenda del Narodni Dom, nonostante il passaggio di proprietà formale, si è poi recato alla frazione di Santa Croce, dove ha reso omaggio al monumento dei caduti vittima del nazifascismo, e ha visitato la casa di Albert Sirk, per poi recarsi alla chiesetta di San Rocco e al teatro di Albert Sirk e al museo della pesca del litorale triestino. I discorsi si sono tenuti rigorosamente in sloveno e senza traduzione. Pahor ha rimarcato i valori fondamentali dell'Europa e l'importanza dell'unione tra popoli. Solo la senatrice Tatiana Rojc ha tradotto il suo intervento, nel corso del quale ha evidenziato come il lavoro del presidente Pahor abbia contribuito a un cambio di passo in un percorso di amicizia e collaborazione tra due comunità, due nazioni, due paesi, che tutti dobbiamo impegnarci a consolidare. Soddisfazione per la visita è stata espressa dal presidente della regione Fedriga, mentre Pahor ha evidenziato come l'Europa rappresenta un luogo di collaborazione pur mantenendo le diverse identità culturali. Sentiamolo. Najprej
Represa Isiemo. L'aver ricevuto l'onorificenza è un gesto eccezionale e non tradizionale, un importante messaggio, un incentivo per la collaborazione e la convivenza reciproca. Italiani e sloveni sono differenti per molti aspetti, con diversi punti di vista e diversi valori che conserviamo e ci impegniamo per affermarli. L'Europa rappresenta però un luogo di collaborazione e rispetto reciproco per un futuro migliore. La stretta di mano al monumento di Basovizza con il presidente Sergio Mattarella rappresenta molto nel rispetto reciproco e la cura della nostra comunità. A partire da quel gesto molte cose sono cambiate in positivo in questa città e nell'atteggiamento in generale. E questo è per noi motivo di grande soddisfazione. Massimiliano Fedriga, presidente della regione FVG, in una nota ha ringraziato Pacor per la sua visita di oggi a Trieste, che rinsalda il vincolo di amicizia e fratellanza creatosi tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. È un percorso che giorno dopo giorno va nel segno della condivisione di intenti e di ideali della democrazia. Il rapporto tra la nostra regione e la Slovenia, conclude il governatore, è la dimostrazione che dopo il secolo in cui sono state imposte le divisioni, ora invece ci siamo incamminati lungo un percorso diverso, incentrato sulla comunione di intenti e di ideali tra i popoli. Domani per chi ti farà, Italia o Inghilterra? vediamo. Ma come vediamo? L'Italia, no? Vista l'amicizia col presidente Mattarella. Se l'Italia vince, va bene. No. Voltiamo pagina, non sono bastati i 20 milioni di euro promessi in assestamento di bilancio da investire nei presidi ospedalieri del Friuli Venezia Giulia, di cui è buona parte anche nel territorio gemonese, per far star zitti e per far tacere tutte le polemiche dei comitati di Gemona, che oggi sono scesi di nuovo in piazza con un flash mob e striscioni per chiedere la riapertura del pronto soccorso. Sentiamoli. Il Comitato Difesa dell'Ospedale San Michele di Gemona torna in piazza per rivendicare funzioni e servizi cancellati dalle ultime due riforme sanitarie. Lo fanno con un flash mob e alcuni striscioni organizzati questa mattina nel luogo simbolo, nello spazio tra l'ex pronto soccorso, ora punto di primo intervento ancora chiuso, e l'ingresso degenze. Una lotta fatta di proteste che è destinata a durare al pari di quelle organizzate dai comitati sorti a Cividale e Maniago, fino a quando, dicono gli organizzatori, non verremo ascoltati. Tra le richieste e la riapertura del pronto soccorso è un maggior fabbisogno di posti letto e di personale che risulta carente. Non possiamo arrivare in un ospedale e trovare chiuso perché manca personale. Non è degno di un paese civile. La riabilitazione, dicevo, ha bisogno di personale tecnico molto particolare, perché andrà a trattare persone che sono appena operate al cuore e quindi hanno bisogno di tutta una serie di assistenze. Come si può pensare di non creare un pronto soccorso vero e proprio con l'annessa area di emergenza? Perché se uno di questi pazienti sta male o ha problemi, cosa facciamo? E il fatto che questa porta, parliamo di porte, quella porta lì sia stata chiusa da novembre fino ad aprile, è una vergogna! Passiamo allo sport, Giro d'Italia donne, Ashley Mullman si aggiudica la nona tappa con partenza oggi da Feletto e arrivo sul Matajur. Anna van der Bergen rimane al comando della classifica, ma la notizia è sono le tantissime persone giunte oggi alla partenza. Sentiamo l'intervista agli organizzatori di tappa e anche alle due cicliste friulane alla partenza, ovvero Elena Cecchini e Asia Zontone. Sono momenti che a me lasciano un po' anche commosso, perché sembra di essere il Giro d'Italia maschile. Ieri Mortegliano è stata una cosa incredibile, qui è pieno di gente da tutte le parti e devo dire che premia il lavoro, che è tanto, che è difficile, perché andare sulle strade, credetemi, è molto difficile. Però c'è l'entusiasmo. È un grandissimo piacere per Tavagnacco, in questo caso per Feletto, ospitare questa penultima tappa del Giro, un grande entusiasmo popolare, una grandissima partecipazione, una grandissima presenza di pubblico. Asia, parti proprio da casa tua praticamente. Sì, è un'emozione grandissima, sono proprio contenta di essere arrivata qua, spero di riuscire a finirlo, ormai ci siamo, però è proprio un'emozione, sono venuti tutti i miei amici, i miei parenti, è proprio bello. Elena, sempre un'emozione partire da questo Friuli. Sì, veramente non mi aspettavo oggi tanta gente, è bellissimo, al momento c'è una tappa molto impegnativa, direi la tappa regina di questo Giro, quindi c'è anche un po' di tensione in squadra perché stiamo andando bene finora, ma penso che sarà una bella giornata. E torniamo a parlare di calcio, ovviamente dalla finale degli europei Italia-Inghilterra domani a Wembley, sentiamo i tifosi friulani, qual è il loro pronostico.
Una finale difficilissima per Andrea perché il papà è inglese, la mamma è italiana. Tu perché tiferai e i tuoi genitori perché tifano? Tutti e due tifano Italia e io, vabbè, mezzo londinese, cosa pensi? Forse Italia. Tifa calcio? Sì, beh, solo la nazionale, il campionato italiano no. Di questa nazionale si è innamorata vedendola giocare? Beh, ho rivisto un'Italia che avevamo perso da qualche anno. Goldi? Immobile e Insigne. Abbiamo la fantasia degli italiani che non la batte nessuno. Goldi? No, Immobile no, perché non è in forma. Per me segna Chiesa e Pessina. Cosa che ti piace, detta anche da una calciatrice, di questa Italia? Che giocano col cuore, giocano di squadra e vogliono vincere, infatti vinceremo noi. Risultato? 3-1. Stiamo giocando bene, abbiamo un bel gioco, l'Inghilterra non mi sembra niente di eccezionale, abbiamo probabilmente sconfitto la squadra più forte che era la Spagna. Penso che l'incontro chiuderà con un pareggio e poi nei supplementari Immobile sarà decisivo. Perché proprio Immobile? Perché con gli inglesi un attaccante con il fisico di Immobile può fare la differenza. 2-0, vinciamo noi 2-0 nei 90 minuti. Domani secondo me andrà molto bene, li vedo belli, carichi, quest'anno vedo una bella Italia, c'è gioco, c'è partecipazione, è bella questa Italia e quindi io ci conto. Siamo i più bravi al mondo. Non ho paura degli inglesi. Assolutamente. Anche se giocano a casa loro. Neanche della variante, niente. E anche gli animali fanno il tifo per l'Italia, tutto è nato quasi per caso, a dire la verità adesso porta fortuna, la mascotte di Telefriuli Tiago con la bandiera italiana e vediamo anche tantissimi altri amici a quattro zampe non solo che tifano appunto per la nostra nazionale. Un ringraziamento quindi a tutti i telespettatori che ci hanno mandato queste foto e un bocca al lupo invece a Beatrice La Monaca, 20 anni di Trieste, studentessa universitaria in comunicazione interlinguistica applicata che si è aggiudicata ieri sera al termine di una diretta televisiva su Telefriuli la fascia di Miss in onda Monfalcone, la nuova trasmissione realizzata da Telefriuli e dall'agenzia modashow.it, responsabile regionale di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, che trasferisce in uno studio televisivo e porta al pubblico a casa le emozioni che si vivono in una selezione in piazza. Ogni puntata è dedicata ad una città, le sue bellezze, le sue caratteristiche, nel contempo si elegge la Miss con il nome della trasmissione abbinata alla località scelta come protagonista. E con questo abbiamo concluso, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata e buon sabato sera.